Buongiorno, ciao, come sempre ci ritroviamo qui per il nostro dopo il primo martedì che abbiamo passato insieme, dopo le vacanze estive. Devo dire che eravate tantissime e questo mi ha fatto piacere perché, insomma, mi ha fatto piacere, diciamo così, ritrovarvi e fare due chiacchiere con voi, scambiare due chiacchiere con voi e capire un po' quello che avete fatto quest'estate. Sì, perché lo sapete che io in realtà sono, diciamo così, sono donna, quindi sono curiosa e mi piace sapere un pochettino quello che fate, anche quando non ci vediamo. Sì, perché poi alla fine, non è al di là dell'essere curiosi, ma è proprio così, rimanere in contatto, ecco. Allora, intanto io vi ho raccontato che sono andata anche a Barcellona, ho mangiato una buonissima paella, mi avete chiesto se ho mangiato i churros, sì, li ho mangiati, quelli normali però senza pucciarli nel cioccolato, in realtà li ho anche pucciati un po' nella Nutella, ma io li ho presi normali in una botteguccia, in una strada parallela alla Rambla. È piaciuta tantissimo Barcellona e poi questa paella spettacolare. Ho chiesto in realtà invece quali erano, diciamo così, le fiere a cui voi avete partecipato, se parteciperete a delle fiere, quelle che sono, diciamo così, nella vostra zona anche in questo periodo, e mi avete subito risposto. Mi avete detto, e vado a leggere perché mi sono segnata tutto quanto per non perdermi niente, che ad esempio a Pordenone, Mega Naturista ci ha detto che c'è lo street food nel fine settimana. Invece, ad esempio, Peter ci ha detto che a San Vito Lo Capo c'è la sagra del couscous di pesce. Ecco perché io poi mi ero collegata, diciamo così, alla paella invece. Poi abbiamo avuto chi ci ha parlato di Spab, i nostri amici che oggi tra l'altro andavano anche a fare un po' di dipinti rurali per abbellire ancora di più questa Spab che è ad Alba, Spab che io vi ho anche raccontato nei video e che avremo modo di raccontare ancora, e quindi vi ringrazio. Invitiamo tutti a cercare questa spab ad Alba, venirci a trovare perché, sì, come sapete, effettivamente anch'io ci sono. Abbiamo parlato, appunto, dicevamo anche di luoghi dove siete andati in vacanza. Allora, Mega Naturista, ad esempio, ha fatto le vacanze naturiste in campeggio sul fiume Sesia, fantastiche. Lui dice in compagnia di amici e di amiche. Io ho detto bene, l'importante è che, insomma, quando si sta con amici ed amiche, è bello effettivamente farsi le vacanze insieme. Io l'ho fatta insieme ai miei cognati e alle mie nipote, è stata proprio una bella vacanza. Poi, Peter mi chiedeva, insomma, com'era Cap Dag, se era veramente così libertina come si vede nei video. Io ho spiegato che sì e no, nel senso che c'è un po' di tutto, ma il bello è andare a visitare anche proprio la città e i paesi limitrofi, e che molto spesso, come Mega Naturista ci ha poi detto, alcuni borghi che ha visitato che io non conosco, mi sono accorta, ma me l'hanno detto anche quest'estate, che alla fine, per una questione di comfort zone, andiamo nello stesso posto e visitiamo gli stessi luoghi, gli stessi paesi, e non andiamo mai a cercare altro, almeno per quanto mi riguarda. Allora mi sono ripromessa la prossima volta di cercare un po' di uscire e andare a cercare anche altri borghi molto interessanti, magari vicino dove siamo e non sempre gli stessi, che tra l'altro ormai conosciamo, quindi sì, sono belli, ma li conosciamo già. E Peter, insomma, mi chiedeva questa cosa qua, io dicevo c'è di tutto, c'è il naturismo, c'è anche la parte più voyeuristica, però secondo me bisogna essere molto aperti di mente e vivere il naturismo per quello che è, nel senso proprio della naturalezza. E io lo racconto anche su Patreon, nel canale Patreon, insomma, racconto anche il naturismo, una cosa un pochettino diversa vista dal mio punto di vista. Mentre Peter invece è andato a Panarea, e beato lui, stava arrivato 2 settimane di vacanze a Panarea e ha fatto discoteca di sera e mare di giorno, insomma, le classiche vacanze di rilassamento. Non lo so, perché con le discoteche di sera poi non so, magari la mattina dormiamo un po' di più, però insomma le classiche vacanze tranquille, oserei dire. Invece c'è stato anche chi, come Karima, ha ricordato, insomma, l'alluvione che c'è stata qui da noi nelle Marche, in Italia, un'alluvione importante, devastante, si cercano ancora dei dispersi, soprattutto dei bambini, e insomma, come sempre, speriamo che poi la ricostruzione sia nel migliore modo. E poi abbiamo parlato anche di
Festeggiamenti, vediamo un po' un attimo. Depeche ha festeggiato 25 anni di matrimonio, i primi di settembre, il 3 settembre, quindi gli abbiamo fatto i nostri migliori auguri e mi ha detto che ha festeggiato sì con i parenti in un pranzo, una cena, e poi ha regalato un anello alla moglie. Bravo, bravo, sei stato perfetto, oserei dire. Poi abbiamo parlato ancora di che cosa? Di Maestro Domenico che era Pinerolo, che accompagnava due ragazze che dovevano laurearsi, i docenti l'hanno nominato correlatore delle tesi, entrambi in giurisprudenza, polizia giudiziaria e polizia municipale. Non male, insomma, è un importante punto per poi partire ed essere lanciati nel mondo del lavoro, e maestro, insomma, ti devi sentire veramente ben contento di aver seguito, insomma, queste due ragazze e in qualche modo averle anche così aiutate ad entrare in questo mondo del lavoro. Cap, ritornando a Cap, sì, le spiagge erano vulcaniche, come mi chiedeva Peter, e poi niente, più o meno questo è quello che ci siamo raccontati quest'oggi. E che dire, per me è stato un piacere, quindi vi ringrazio, vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo. Devo studiare quale sarà diciamo così, il prossimo tema, ma non mancate di iscrivermi a imhcalibuno@libero.it o seguire il canale Patreon per rimanere sempre aggiornati su quello che ho da raccontarvi. Un bacio, un abbraccio.